Benvenute e benvenuti al webinar per studenti Lösher dal titolo La strada, un luogo dai diversi volti, percorso di educazione civica. Le dirette dei webinar per studenti sono pensate per gli studenti e per i docenti che intendono accompagnare e osservare la classe durante la diretta. Questo pomeriggio interverrà Francesca Ostorero, docente di materie letterarie latino, si è formata in didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera. Per Lösher è coautrice del volume Lezioni di Educazione Civica e autrice dei percorsi di cittadinanza e costituzione contenuti nel manuale Il filo del tempo. Nel 2020 ha curato un ciclo di 16 webinar per la didattica a distanza sull'educazione civica, collabora inoltre alla stesura degli apparati didattici e alla redazione di manuali scolastici. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola a Francesca Ostorero. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, benvenuti. Innanzitutto grazie per la partecipazione a questo webinar. Inizio col darvi una serie di informazioni preliminari. Questa lezione si inserisce all'interno di un percorso di educazione civica che prevede tre incontri in totale, appunto questo dedicato alla strada. Il prossimo sarà dedicato alle giornate del cittadino globale e il terzo all'educazione e alla bellezza. A supporto di questa lezione utilizzerò delle slide che saranno poi disponibili nella vostra area personale. E inoltre, sempre nella vostra area personale, troverete una verifica sulle conoscenze molto breve, appunto, che gli insegnanti possono utilizzare. Con i loro studenti, troverete anche delle attività per competenze riguardanti appunto i contenuti del webinar. E infine troverete anche un approfondimento sulla mobilità sostenibile che è stato tratto dal portale Lösher di Educazione Civica. Ecco, detto ciò possiamo iniziare ad osservare la panoramica, ecco, dei contenuti. Di questa lezione. Dunque, la strada generalmente è percepita come il luogo in cui avvengono i nostri spostamenti. Tuttavia, non è solo questo, è anche il luogo in cui, ad esempio, possiamo mettere in atto delle buone pratiche per tutelare l'ambiente. È un luogo in cui possiamo praticare determinate attività sportive ed è anche un luogo di espressione artistica. Ecco, quindi vorrei in questa lezione provare ad osservare il concetto di strada sotto diversi punti di vista. Passeremo per il codice della strada, parleremo di micromobilità, parleremo dei problemi legati alla strada e cercheremo di definire alcune possibili soluzioni. Tra cui appunto la mobilità sostenibile. Infine, appunto, proveremo a parlare di una serie di attività sportive che si possono o non si possono praticare in strada e parleremo infine di street art. Ecco, tengo a chiarire che questa lezione non ha la pretesa di essere esaustiva. Come vedete, gli argomenti sono molti e quindi per motivi di tempo non riusciremo ad approfondirli tutti in maniera dettagliata. Ciò che mi interessa è, come dire, offrire un ventaglio di tematiche legate al concetto di strada, legate al concetto di regole, di società. Ecco, quindi offrire una panoramica di argomenti che voi potrete poi approfondire in maniera autonoma. Ecco, partiamo quindi definendo, parlando di educazione stradale. Ecco, perché è importante l'educazione stradale? Allora, innanzitutto, come ben sappiamo, le strade che percorriamo tutti i giorni per andare a scuola oppure per andare al lavoro sono dei luoghi pubblici. Cioè appartengono a tutta la comunità e sono condivise da tutti, da pedoni, da ciclisti, da persone ad esempio che guidano il motorino e l'automobile. Ecco, per
Muoversi tutti contemporaneamente e per non essere di intralcio gli uni per gli altri e soprattutto per non farsi male, è indispensabile rispettare una serie di regole condivise. Quindi la strada è come un qualsiasi altro luogo pubblico, è come un ospedale, come un edificio scolastico. In tutti gli spazi pubblici ci sono delle norme da osservare. E tali norme servono a tutelare sia la nostra sicurezza e sia quella degli altri. Ecco, queste regole sono innanzitutto sancite dalla legge, cioè dal codice della strada, ma non solo, queste regole devono anche essere dettate dal nostro senso civico. Che cos'è il senso civico? Può essere definito come un atteggiamento di chi è consapevole di far parte di una comunità e che quindi coopera con gli altri per migliorare tale comunità. Troppo spesso si pensa alla strada e in generale a tutti gli altri luoghi pubblici, ecco, si pensa a questi luoghi come a spazi che non ci appartengono. Invece è necessario cambiare questo punto di vista. E cercare di promuovere una cultura che si orienti alla convivenza e alla condivisione degli spazi urbani. Quindi promuovere l'educazione stradale significa sì educare al rispetto di tutta una serie di regole, ma non deve essere intesa come una mera obbedienza, deve essere intesa anche come come dire, come un senso di responsabilità nei confronti della comunità in cui viviamo, nei confronti di tutti gli altri cittadini con cui condividiamo questi spazi pubblici. Quindi il sistema stradale di una città non va inteso come possiamo dire, una mera somma aritmetica di strade, di autostrade, di ponti, eccetera. Né deve essere inteso come una mera somma di regole da rispettare. Ecco, io credo che il sistema stradale assomigli di più a una società, a una sorta di organismo che per funzionare ha sì bisogno di regole, ma non solo, ha anche bisogno di responsabilità, di senso civico, appunto, di consapevolezza anche e di controllo dei propri comportamenti. Ecco. Cerchiamo ora di dare una definizione di strada. Che cos'è la strada? La strada è l'area d'uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, di veicoli e di animali. La strada si differenzia dalla carreggiata, che è invece la parte della strada dove scorrono i veicoli, e la carreggiata inoltre può essere divisa in corsie. Allora, le strade si classificano in base, si possono classificare in base alle, ad esempio, alle caratteristiche costruttive e si possono appunto classificare in tre gruppi. Abbiamo le strade urbane, che sono interne a un centro abitato, abbiamo le strade extraurbane, che invece sono esterne ai centri abitati, e poi abbiamo le autostrade, che sono appunto gra enormi, grandi strade costruite per la circolazione di grandi volumi di traffico veicolare ad alta velocità. Ecco, le autostrade, tra l'altro, sono anche dotate di stazioni di ingresso e di corsie di emergenza, elementi non presenti, ecco, negli altri tipi di strade. Per motivi di tempo ci soffermeremo più che altro sulle strade, urbane. Sono quelle che forse, insomma, sono più praticate dagli ascoltatori. Allora, quindi le strade urbane si possono suddividere in strade urbane di scorrimento, che hanno due carreggiate indipendenti, e strade di quartiere, che hanno invece un'unica carreggiata. Ecco, vediamo in questa slide una strada urbana di scorrimento. Ecco. Quindi abbiamo detto due carreggiate indipendenti separate da uno spartitraffico. Poi ogni carreggiata ha due corsie di marcia e ha una corsia riservata ai mezzi pubblici che è delimitata da una linea gialla.
Ecco, ai margini ci sono invece i marciapiedi, che sono gli spazi destinati ai pedoni. Poi nella prossima figura vediamo invece una strada urbana di quartiere. In questo tipo di strada è presente una carreggiata sola, suddivisa in due corsie, una per ogni senso di marcia. Di nuovo ai margini troviamo i marciapiedi. In questa foto in questa immagine sono visibili gli attraversamenti pedonali che sono segnalati da strisce e che consentono appunto ai pedoni di attraversare la strada. Sempre nell'immagine sono anche visibili le piste ciclabili ai lati. Cosa sono le piste ciclabili? Sono una parte della strada, della carreggiata, che è opportunamente delimitata e segnalata ed è riservata alla circolazione dei velocipedi, cioè le biciclette. Ecco, ed è, come vedremo in seguito, anche una parte di carreggiata in cui adesso possono circolare anche alcuni veicoli della micromobilità elettrica, ma di questo parleremo tra poco. Vediamo invece nella prossima figura una strada extraurbana. Allora, le strade extraurbane si dividono in principali e secondarie. Ecco, le strade extraurbane principali sono dotate di carreggiate e separate da spartitraffico e ciascuna ha almeno due corsie. Invece, nella foto abbiamo un esempio di strada extraurbana secondaria, che ha invece una sola carreggiata suddivisa in due corsie, una appunto per ogni senso di marcia. Generalmente nelle strade extraurbane sono presenti le banchine che vedete segnalate appunto nell'immagine. Le banchine sono delle zone laterali che sono comprese tra la striscia bianca continua e i piccoli argini ai lati appunto della strada che servono a raccogliere l'acqua durante i temporali. Ecco, dopo aver appunto definito la strada e le sue tipologie, proviamo a definire invece quali sono gli utenti della strada e quali sono le regole che si devono osservare. Quindi, in particolare nei centri urbani possiamo dire che le strade sono molto trafficate. Sulle strade sono presenti pedoni, automobilisti, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, vedremo che non è la stessa cosa. Sono presenti anche autisti di camion oppure autisti dei mezzi pubblici, quindi moltissimi sono gli utenti della strada. Ecco, sempre per ragioni di tempo, ci concentreremo sulle quattro categorie che ho inserito nella slide. Quindi pedoni, ciclisti, ciclomotoristi e automobilisti. Ecco, e cercheremo di delineare quali sono le regole che ogni categoria deve rispettare. Ecco, come abbiamo detto prima, è fondamentale che tutti, non solo ciclisti, automobilisti, ciclomotoristi, anche i pedoni devono rispettare tutta una serie di regole, perché appunto è necessario che tutti tutelino la propria sicurezza e quella altrui. Quali sono? Ecco, prima di definire le regole appunto che pedoni, ciclisti, eccetera, devono rispettare, vediamo dove sono raccolte queste regole. Ecco, tutta questa serie di norme è raccolta nel codice della strada, appunto, che quindi il codice della strada viene quindi definito come l'insieme di norme che regolano la circolazione stradale di mezzi e di persone. Ecco, oggi facciamo riferimento al nuovo codice della strada che è entrato in vigore il 1 gennaio del 93. Tutti i suoi articoli si ispirano, possiamo dire, a dei principi fondamentali. Il primo principio è quello di garantire la sicurezza degli utenti. Il secondo principio è quello di regolamentare la circolazione stradale per permettere una circolazione scorrevole. Un altro principio cui cerca di ispirarsi il codice della strada è quello della tutela dell'ambiente. Ecco, inoltre un altro
Un altro principio è quello dello stabilire sanzioni per coloro che non rispettano le regole. Infatti, tutte le norme contenute nel codice della strada sono obbligatorie. Ciò significa che la loro violazione comporta una sanzione, che può essere una multa, ma può anche essere l'arresto, a seconda della gravità dei casi. È importante sottolineare che il codice della strada subisce continui aggiornamenti. Per quale motivo? Perché si cerca di individuare delle misure sempre più efficaci per, ad esempio, ridurre gli incidenti stradali, oppure per migliorare la fluidità della circolazione e migliorare quindi di conseguenza la qualità di vita dei cittadini. Inoltre, avvengono degli aggiornamenti anche per adeguarsi alle normative dell'Unione Europea. Ecco, tutte le modifiche che vengono fatte sono modifiche che tengono conto dell'evoluzione della società e dell'evoluzione anche delle nuove tecnologie. Per fare un esempio, dopo la diffusione dei telefoni cellulari, sono state introdotte delle norme a proposito, delle norme che ne vietavano l'uso durante la guida. Ecco, in realtà ciò non vuol dire che sia vietato, ma è stata introdotta una norma che permette l'uso del cellulare solo con l'uso dell'auricolare o del viva voce. Ecco, oppure delle modifiche recenti sono state fatte nel 2020 e sono state infatti introdotte delle nuove norme per la micromobilità elettrica, ma di questo parleremo in seguito. Ecco, per strada tuttavia non basta solo conoscere il codice della strada, è necessario anche, ad esempio, conoscere la segnaletica stradale ed è necessario conoscere i limiti di velocità stabiliti per ogni veicolo. Inoltre, come dicevamo prima, è necessario rispettare tutta una serie di regole che possiamo definire del buon senso. Ecco, quindi ad esempio essere prudenti, non sopravvalutare le proprie capacità e neanche sopravvalutare le prestazioni del veicolo. È necessario non distrarsi e stare sempre molto concentrati quando si è alla guida. Ed è assolutamente necessario non mettersi in strada quando non si è nelle condizioni fisiche, psicologiche e psichiche adatte. Ecco. Quindi, insomma, codice della strada più norme dettate dal buon senso. Ecco, questo è ciò che è necessario per tutelare appunto la nostra sicurezza e quella degli altri. Ecco, adesso procediamo velocemente a vedere quali sono le principali regole che le varie categorie di utenti della strada devono seguire. Chiaramente non le ho riportate tutte, ho riportato solo le principali. Quindi, come dicevamo prima, non bisogna pensare che il codice della strada sia riservato solo scusate, non bisogna pensare che le regole del codice della strada siano riservate solo ad automobilisti e a motociclisti, per esempio. Anche i pedoni, quindi anche camminare, ha le sue regole. Quindi, innanzitutto, il pedone deve cercare di restare sullo spazio a lui dedicato, cioè il marciapiede. Se il marciapiede non c'è, allora è necessario procedere sul margine sinistro della carreggiata. Ecco, un'altra regola da osservare è quella di non intralciare il passaggio, cioè bisogna cercare di evitare di ingombrare la strada o il marciapiede per non appunto intralciare il passaggio degli altri pedoni oppure di altri veicoli. Inoltre, per attraversare la strada è necessario usare le strisce pedonali oppure se sono presenti si possono utilizzare sottopassi o sovrapassaggi. Ecco, è necessario poi non utilizzare lo smartphone mentre si cammina perché appunto il suo utilizzo impedisce di accorgerci dei pericoli.
dei rischi che, oppure impedisce assolutamente di accorgersi dell'arrivo inaspettato di una macchina che poi può rischiare di investirci. Ecco, un'altra, diciamo, regola da osservare è quella di non ascoltare musica con delle cuffie, perché le cuffie isolano, sempre per il discorso che stavamo facendo, le cuffie isolano. Ci isolano, ecco, dal resto del mondo e quindi ci impediscono appunto di sentire eventuali rumori o segnali di pericolo. Ecco, invece, parlando di ciclisti, una delle regole appunto principali che un ciclista deve seguire è quello di procedere su un'unica fila, quindi non accostarsi a un altro ciclista e magari chiacchierare pedalando, ma pedalare l'uno dietro l'altro. È necessario che i ciclisti rispettino la segnalettica, come tutti gli altri utenti della strada. Se presente, è consigliabile utilizzare la pista ciclabile, che è appunto lo spazio loro dedicato. I ciclisti inoltre devono tenere la destra e devono segnalare l'intenzione di svoltare, indicando con il braccio, la direzione che appunto intendono prendere. Inoltre è buona norma curare la manutenzione del veicolo. Cosa significa? Che tutti i dispositivi obbligatori come freni, fanali, gomme, eccetera, devono essere perfettamente efficienti. Inoltre l'uso del casco è consigliato e non è consigliato solo l'uso del casco, ma anche il giubbino riflettente ad alta visibilità al di fuori dei centri urbani. Ecco, passiamo ora invece alla definizione di ciclomotore. Ho inserito, ecco, prima di vedere le regole, ho inserito una sorta di schema riassuntivo che ci permette di visualizzare le caratteristiche del ciclomotore. Ecco, il ciclomotore è conosciuto anche come motorino ed è un veicolo a due o tre ruote caratterizzato da una bassa potenza, infatti la sua cilindrata massima è di 50 cavalli e da qui deriva il nome di cinquantino. La sua velocità massima, quindi il limite di velocità che deve tenere il ciclomotore, è 45 km/h. L'età minima per appunto condurre un ciclomotore è di 14 anni. E per guidarlo è necessario possedere la patente AM, detta anche patentino. Che cos'è il patentino? Una sorta di un certificato di idoneità alla guida che viene rilasciato in seguito al superamento di un esame. Inoltre il motorino deve essere munito di targa, deve essere munito anche di certificato di circolazione e di assicurazione. E infine il ciclomotorista è obbligato all'uso di un casco omologato. Cosa significa omologato? Significa che deve essere in possesso di una serie di caratteristiche stabilite dalla legge. Inoltre il casco deve sempre essere ben allacciato. Ecco le regole per i ciclomotoristi. Allora abbiamo detto quindi innanzitutto indossare sempre il casco. Anche per i ciclomotoristi vale la regola ovviamente di rispettare la segnaletica stradale. Inoltre è necessario avere le braccia libere, quindi non utilizzare il cellulare perché le mani devono essere sempre ben salde sul manubrio. Non bisogna guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non bisogna guidare ascoltando la musica con gli auricolari, di nuovo perché ci impediscono di sentire delle segnalazioni acustiche. Ecco, non bisogna guidare in maniera spericolata, bisogna cioè mantenere una posizione corretta, tenendo appunto entrambe le mani sul manubrio e ad esempio non procedere sollevando la ruota anteriore, ecco, facendo le impennate. Ecco, in ultimo, non è consentito truccare il motore, cioè apportare delle modifiche al motore per aumentarne la velocità. Ecco, ancora una regola, è quella di, non trasportare altre persone a meno che il conducente, non abbia 16 anni e a meno che il veicolo non sia omologato. Una regola, importante. Ecco, in ultimo,
E veniamo alle regole per gli automobilisti. Innanzitutto, per guidare la macchina, a differenza del ciclomotore, è necessario avere la patente B, che si consegue a partire dai 18 anni tramite un esame di teoria e uno di guida. Dal 2003 è stata introdotta la patente a punti, cioè un meccanismo per il quale un automobilista ha 20 punti inizialmente, poi ogni infrazione, diciamo, comporta una perdita di punteggio a seconda della gravità, fino ad arrivare, poi alla sospensione della patente. Ecco, poi, quando un automobilista ha perso tutti i punti, deve, ridare, l'esame, appunto, di teoria e di pratica. Allora, ecco, vediamo le regole fondamentali per gli automobilisti. Allora, innanzitutto, allacciare le cinture di sicurezza, sia in città sia sulle strade extraurbane. Anche i passeggeri che siedono nei sedili dietro devono appunto allacciare le cinture di sicurezza. Di nuovo è necessario rispettare la segnaletica stradale, non guidando, ascoltando la musica con gli auricolari, non guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e di nuovo non guidare in maniera spericolata. Inoltre, molto importante, non è consentito l'utilizzo, diciamo, fisico dello smartphone, non si può tenerlo in mano per inviare messaggi. Molto spesso, questo è causa di, gravi incidenti. Ecco, molto rapidamente, diamo uno sguardo invece ai nuovi mezzi di trasporto. Quelli che vediamo, che abbiamo visto, ecco, circolare in questi ultimi 2 o 3 anni, sono i cosiddetti veicoli della micromobilità elettrica, e sono appunto il monopattino, il Segway, l'hoverboard e il monowheel. Ecco, come vedete dalle immagini, sono dei veicoli abbastanza diversi l'uno dall'altro, ma tutti quanti hanno una serie di vantaggi, e cioè: consentono degli spostamenti rapidi, permettono di evitare il traffico e anche l'affollamento, se vogliamo, dei mezzi pubblici, e soprattutto non sono inquinanti, perché appunto, come dice il nome, micromobilità elettrica, non utilizzano combustibili, fossili per, muoversi. Ecco, questi veicoli tuttavia sono stati causa di problemi e di incidenti perché spesso se ne fa un uso poco responsabile. Nel 2019 un decreto legge ha dato il via alla sperimentazione di questi veicoli all'interno di alcuni comuni, tutta una serie di comuni interessati. Questa sperimentazione si concluderà nel 2022. E diciamo allo scopo di raccogliere tutta una serie di elementi di valutazione che serviranno poi per una futura regolamentazione. In realtà già adesso sono entrate in vigore delle norme. Nel 2020, appunto, il codice della strada è stato aggiornato, sono state introdotte delle regole di circolazione, in particolare per il monopattino. Ecco, già da prima il monopattino elettrico era stato equiparato alle biciclette. Ecco, molto rapidamente, quali sono le regole fondamentali? Allora, il monopattino può circolare sulle strade urbane che hanno un limite di velocità di 50 km/h, ma il monopattino deve rimanere alla velocità di 25 km/h. Ecco, può anche circolare sulle strade extraurbane, sulla pista, se è presente una pista ciclabile. Ecco, inoltre il monopattino può anche circolare nelle aree pedonali, ma deve tenere una velocità massima di 6 km/h. Inoltre, i conducenti di monopattini elettrici devono avere almeno 14 anni. Ecco, inoltre, tra i 14 e i 18 anni, quindi per i minorenni, è necessario utilizzare il casco. Ecco, poi chiaramente non è permesso trasportare altre persone, oggetti o animali.
Ripeto, ho inserito solo le norme principali, potremmo andare avanti ancora per mezz'ora, ecco, parlare delle regole fondamentali per il monopattino, ma ecco, ci limiteremo a questo. E aggiungo ancora che nelle aree in cui possono circolare i monopattini possono anche circolare i segway, mentre tali permessi sono negati a monowheel e hoverboard, che invece possono circolare solo nelle aree pedonali a velocità di, come dicevamo, di 6 km/h. Allora, rapidamente proviamo a dare uno sguardo invece alla segnaletica stradale. La segnaletica stradale è di diversi tipi. Ecco, è particolarmente importante perché per strada è necessario avere un linguaggio comune, è necessario cioè che ci siano delle informazioni comprese da tutti. Ecco, quindi tutti gli utenti della strada sono tenuti a conoscere appunto la segnaletica, ma allo stesso tempo le istituzioni devono creare una segnaletica che sia comprensibile da tutti, al di là della propria lingua. Proprio per questo che la segnaletica stradale è frutto di accordi internazionali. Ecco, ci sono diversi tipi di segnaletica. La segnaletica verticale, quindi ci riferiamo ai cartelli stradali, la segnaletica orizzontale, che è costituita dalle strisce e dalle scritte sulla carreggiata, la segnaletica luminosa, costituita dai semafori, e la segnaletica manuale, quindi rappresentata dai segnali dei vigili urbani. Ecco. I cartelli stradali possono comunicare diverse cose. Ecco, possono esserci innanzitutto segnali di pericolo, quindi dalla forma triangolare, che generalmente hanno appunto lo sfondo bianco con il bordo rosso. Ci possono essere segnali di divieto che impongono di fare o di non fare una cosa, come ad esempio appunto il divieto di transito, il divieto di sosta, e hanno forma circolare. Abbiamo ad esempio poi segnali di obbligo che indicano cosa è obbligatorio fare oppure impongono determinati comportamenti, e anche i segnali di obbligo hanno forma circolare. Abbiamo poi i segnali di precedenza che riguardano cioè il diritto di transitare per primi. Segnale di dare precedenza significa che è necessario lasciar passare un altro utente della strada. Ecco, questo genere di segnali può avere delle forme diverse. Inoltre abbiamo i segnali di indicazione o di itinerario, che hanno cioè la funzione di fornire agli utenti della strada delle indicazioni utili, per ad esempio l'individuazione di località o di itinerari, eccetera. Ecco, la segnaletica orizzontale è composta invece da strisce longitudinali, quindi disposte nel senso di lunghezza della strada, è composta da strisce trasversali, cioè perpendicolari alla strada, come appunto ad esempio la striscia di arresto, dove i conducenti sono tenuti a fermarsi, e appartengono alla segnaletica orizzontale anche le strisce pedonali. Per quanto riguarda la segnaletica luminosa, abbiamo i semafori, quindi il verde indica che è possibile procedere, il giallo significa che è necessario fermarsi oppure affrettarsi a transitare, e il rosso indica che è necessario fermarsi. Ecco, abbiamo poi e infine la segnaletica manuale, cioè i segnali che vengono fatti dagli addetti alla regolazione del traffico, che possono essere polizia municipale, carabinieri o polizia di Stato. Ecco, i loro diversi segnali corrispondono ad esempio ai colori del semaforo, quindi ad esempio le braccia aperte verso la nostra direzione corrispondono al rosso, o le braccia di profilo corrispondono al verde. Ecco, è necessario quindi conoscere le indicazioni appunto ecco, degli agenti addetti al traffico, perché tra l'altro le loro prescrizioni annullano ogni altro ordine dato dalla segnaletica stradale di diverso tipo. Per esempio, se il semaforo è verde, ma il vigile impone l'obbligo di fermarsi, è necessario fare ciò che viene segnalato dal vigile.
Ecco, concludiamo la nostra panoramica sull'educazione stradale parlando di sicurezza. È un concetto che tengo a sottolineare perché? Perché gli incidenti stradali sono ancora un problema molto grave. Spesso si insiste sul rispetto delle regole per la strada, perché nonostante il numero di incidenti sia diminuito, rimane ancora un grosso problema di salute pubblica. Infatti, secondo l'OMS, gli incidenti su strada sono la prima causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni. Questo accade perché spesso molti adolescenti amano sfidare i limiti, amano, come dire, fare lo slalom tra le vetture, fare sorpassi spericolati per dimostrare magari a se stessi di essere grandi, di non aver paura del pericolo, ecco, ma molto spesso questi atteggiamenti hanno delle gravi conseguenze. Ecco, ho inserito qui un'infografica che diciamo riporta tutta una serie di dati riferiti all'anno 2019. Come potete vedere, ad esempio, le prime tre cause di incidenti sono state nel 2019 la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità è troppo elevata. Ecco, ora passiamo a diciamo un altro argomento. Passiamo ad analizzare rapidamente quali possono essere i problemi della strada. Di nuovo non ci concentreremo su tutti, ma in particolare su uno, e cioè sull'inquinamento atmosferico. Ecco, quindi per strada cosa può accadere? Innanzitutto possono accadere incidenti, come abbiamo visto, sono un problema molto grave. Può avvenire la congestione del traffico, cioè questo significa che sulla strada sono presenti molti veicoli e quindi la loro velocità diminuisce fino ad arrivare anche a zero. Ecco, quindi si creano insomma degli ingorghi, delle situazioni in cui il traffico è fermo. Un altro problema legato al traffico veicolare è l'inquinamento acustico, l'inquinamento atmosferico, di cui parleremo a breve, e il degrado delle aree urbane, ciò significa che in molte città molto spazio è occupato dalle automobili e questo ne causa quindi il degrado. Un altro problema sono i costi derivati dagli spostamenti, che possono essere sia a carico del singolo e sia a carico della comunità. Ecco, abbiamo detto che ci concentreremo, dato il poco tempo, sull'inquinamento atmosferico, che è anche un argomento che ci interessa particolarmente in quanto legato all'Agenda 2030. Ecco, ci possono essere, diciamo, due tipi di inquinamento atmosferico, possiamo dire per generalizzare. Da cosa è causato però innanzitutto l'inquinamento atmosferico? È causato dall'immissione di gas nocivi nell'atmosfera prodotti dalle attività umane. Quali sono le attività umane che appunto producono questi gas? Sono le lavorazioni industriali, ad esempio, oppure sono attività che si basano sull'utilizzo di fonti energetiche come carbone o petrolio. Questi gas nocivi vengono chiamati gas serra. Ecco, in particolare l'anidride carbonica è responsabile dell'aggravarsi dell'effetto serra, che in realtà è un fenomeno naturale. È un fenomeno naturale appunto in base al quale l'anidride carbonica lascia filtrare i raggi del sole e allo stesso tempo ne trattiene parte del calore. In tal modo, il pianeta può mantenere una temperatura che permetta la, presenza di vita. Ecco, tuttavia, la presenza massiccia di anidride carbonica che viene appunto immessa dalle, attività umane, ha raggiunto dei livelli mai visti e ha quindi provocato un aumento della temperatura e il cosiddetto riscaldamento globale, a cui appunto sono dedicati degli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare il 13 che parla dei cambiamenti climatici proprio legati al riscaldamento globale. Ecco, un altro problema tipico delle aree urbane legato appunto all'inquinamento atmosferico è lo smog.
Questa parola deriva dall'unione di smoke, che vuol dire fumo, e fog, nebbia. Sono entrambe parole inglesi. Ecco, questa è una forma di inquinamento dei bassi strati dell'atmosfera terrestre e che si manifesta proprio sotto forma di nebbia, che è formata dalle polveri sottili e da altri gas prodotti appunto dalle attività umane che utilizzano combustibili fossili. Ecco, questa, di nuovo, in particolare attività che producono questo tipo di gas sono le lavorazioni industriali, come dicevamo, ma anche delle attività quotidiane, come appunto l'utilizzo del riscaldamento o l'utilizzo di veicoli a motore. Ecco, questo problema è particolarmente avvertito nelle città perché qui le aree verdi non sono molte, ecco. Infatti gli alberi svolgono un ruolo importantissimo nell'assorbire anidride carbonica attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana. Ecco, ho inserito qui un grafico relativo alle emissioni di CO2 nell'Unione Europea. Come potete vedere, ci sono molti settori che hanno tagliato le emissioni a partire dal 1990, mentre l'aumento della mobilità delle persone ha causato invece un incremento delle emissioni di anidride carbonica. Quindi il settore dei trasporti ha aumentato notevolmente appunto le emissioni di CO2. In particolare, ecco, come vedete in questo grafico, i principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica, anzi le principali responsabili sono le automobili, quindi il traffico stradale. Ecco, quindi, come possiamo vedere, le automobili sono tra i mezzi più inquinanti proprio perché generano intorno al 60-61% delle emissioni di anidride carbonica. E per questa ragione l'Unione Europea si è impegnata e si sta impegnando a ridurre le emissioni di circa il 60%. Ecco, questo è l'obiettivo da raggiungere entro il 2030. Ecco, brevemente, spendiamo due parole a proposito dell'Agenda 2030, ecco, visto che l'abbiamo nominata. Come si inserisce nel nostro discorso? Abbiamo parlato di traffico veicolare, abbiamo parlato di inquinamento atmosferico. Questo ci porta quindi all'obiettivo numero 11 dell'Agenda 2030, città e comunità sostenibili. Prima di commentare con questo obiettivo, tengo solo a spiegare che cos'è l'Agenda 2030. L'Agenda 2030 è, diciamo, un documento importantissimo che è stato sottoscritto nel 2015 dai 193 paesi membri dell'ONU ed è un documento che raccoglie 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Lo sviluppo sostenibile è diciamo, un modello di sviluppo che tiene conto non solo della componente economica, ma anche della componente ambientale e della componente sociale. Invece lo sviluppo tradizionale, quello appunto il modello seguito fino adesso, tiene conto solo della componente economica. Ecco, quindi l'obiettivo 11 in particolare dell'Agenda 2030 riguarda proprio le città. È stato rilevato, prima leggiamolo, quindi obiettivo 11, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Ecco, che cosa riguarda quindi in particolare l'obiettivo 11? L'obiettivo 11 si focalizza sulle città perché le città hanno un'impronta ecologica enorme. Infatti, occupano solo il 3% del territorio del pianeta, ma consumano il 60-80% dell'energia e emettono il 75% di gas serra. Quindi capite che, hanno appunto un impatto ambientale molto grande, producono una grandissima quantità di gas che inquinano l'atmosfera, ma non solo, producono anche un'enorme quantità di rifiuti, ma questo è un discorso che dovremmo trattare in un altro webinar. Ecco, quindi quello che ci interessa commentare
In questo caso sono diciamo, le strategie che si cerca di mettere in atto per raggiungere questo obiettivo, e cioè quello di raggiungere, di creare, diciamo, delle città più sostenibili. Ecco, ho inserito qui un'immagine che rappresenta una smart city. Cosa significa smart? Smart, deriva dall'inglese, significa intelligente, quindi una smart city è una città, appunto, intelligente perché, come dire, vuole, intende dare, ai cittadini un'elevata qualità di vita grazie all'utilizzo di soluzioni, tecnologiche, ad esempio intelligenti. Ma intelligente fa anche riferimento alla sostenibilità. Le smart city devono essere sostenibili, quindi devono avere un basso impatto ambientale. Ecco, come vedete in questa immagine, un settore di intervento per la creazione di una smart city è la smart mobility, come potete vedere, insomma, nell'immagine. E questo è ciò che interessa al nostro discorso. Cosa significa smart mobility o mobilità sostenibile? Una mobilità sostenibile è, diciamo, un sistema di mobilità urbana che sia in grado di diminuire l'impatto ambientale, ma anche l'impatto sociale ed economico che viene generato dagli spostamenti. Quindi, in parole povere, è un tipo di mobilità che che mira a ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, mira a ridurre la congestione del traffico, quindi diciamo mira a risolvere tutti quei problemi di cui abbiamo parlato prima. Il raggiungimento di degli obiettivi dell'Agenda 2030 e insomma anche degli obiettivi dell'Unione Europea è legato non solo all'impegno delle istituzioni, ma anche a quello dei cittadini, quindi di tutti noi. Le istituzioni, dalla loro parte devono cercare di garantire innanzitutto un sistema di trasporti sicuro, accessibile, sostenibile, potenziando ovviamente i trasporti pubblici. Devono intervenire a favore della mobilità pedonale, oppure devono costruire un maggior numero di piste ciclabili. Ultimamente si sente anche parlare di bike sharing, di car sharing o carpooling. Ecco, sono parole legate all'economia, ecco quella che viene chiamata economia della condivisione. Il bike sharing e il car sharing, ad esempio, sono servizi di condivisione di biciclette o auto noleggiate, mentre il carpooling è la condivisione di un'auto privata tra un gruppo di persone. Quindi chiaramente tutte queste soluzioni mirano a diminuire l'emissione di gas nocivi nell'atmosfera. Cosa succede? Che ecco, gli stessi accorgimenti, lo stesso impegno deve essere messo anche dai cittadini, che devono quindi cercare di utilizzare al minimo le proprie automobili e privilegiare altri mezzi, quindi muoversi a piedi, muoversi in bicicletta oppure utilizzare veicoli della micromobilità elettrica, per esempio. Ecco, veniamo diciamo all'ultima parte, cercherò di essere breve. Parliamo di attività sportive, quindi quali sono le attività sportive che è possibile o non è possibile fare in strada, adesso lo vedremo. Quindi, concentrandoci prima su skateboarding e rollerblading, ecco, possiamo dire questo, che il codice della strada non dà una definizione chiara. Ecco. L'articolo 190 afferma che la circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate e allo stesso tempo vieta l'utilizzo di tavole, pattini e altri acceleratori di andatura sugli spazi riservati ai pedoni. Ecco, questo significa che in realtà queste attività non possono essere svolte sulla strada. Infatti, appunto, chi va sullo skateboard o chi utilizza i rollerblade su queste aree, sulle aree che abbiamo citato, su aree riservate ai pedoni e sulla carreggiata, può essere multato, può essere considerato appunto autore di un atto illecito.
Dove è possibile praticare queste attività? È possibile, ad esempio, nei parchi pubblici, purché però si faccia attenzione al passaggio delle altre persone, oppure nelle aree riservate. Ecco, invece, per quanto riguarda ecco, il parkour, non, diciamo, non c'è una normativa vera e propria. Definiamo prima appunto che cos'è il parkour. È l'arte di sapersi spostare, ecco, superando gli ostacoli naturali e artificiali in modo efficiente. Quindi, ecco, questa disciplina è nata in Francia negli anni Ottanta ed è basata sullo sfruttamento dei propri mezzi fisici e diciamo, dell'ambiente circostante per, creare un percorso che può essere fatto con salti, con arrampicate, con corse, volteggi, ad esempio. Che mirano proprio a superare gli ostacoli, le barriere architettoniche presenti nella città. Quindi il parkour in realtà non è solo come dire, una disciplina sportiva, ma viene considerata appunto dagli atleti di parkour anche una filosofia di vita. Ecco, quello che preme sottolineare è che questa disciplina è legale, ma è molto pericolosa. Come potete intuire, è molto facile farsi male. Quindi, per evitare di correre pericoli inutili, è necessario possedere una buona, anzi, ottima preparazione. E pur essendo una disciplina sportiva che nasce per strada, esistono molte aree attrezzate, molte palestre in cui è possibile allenarsi, magari appunto sotto la guida di un insegnante esperto. Ecco, in ultima analisi, vediamo, ecco, parliamo, dell'arte, di strada. Ecco, abbiamo detto che la strada è sì un luogo di, transito, di spostamento, ma anche, è anche un luogo, in cui nasce l'arte, un luogo di espressione artistica. In questa sede chiaramente ci concentriamo solo su alcuni aspetti legate all'espressione artistica, ci concentriamo sul graffitismo, sulla street art e sui baskers. Ecco, graffitismo e street art sono due termini che sono stati, diciamo, assimilati. Ecco, in realtà adesso si sente parlare più che altro di street art. Questa espressione è un'espressione che è stata coniata dai mass media. Ed è ecco, un'espressione che in precedenza indicava, anzi era considerata, diciamo, indicava qualcosa che era espressione dell'inquietudine giovanile. Invece con il tempo ha indicato, come dire, delle espressioni artistiche che hanno effettivamente un valore estetico. Ecco, dicevamo, queste due forme d'arte sono state spesso confuse perché entrambe prendono forma dalla strada, entrambe hanno il fine di trasmettere dei messaggi, primo fra tutti, ad esempio, quello per cui l'arte è libera, è democratica ed è accessibile a tutti. Nonostante ciò, però, appunto, bisogna considerarle come forme d'arte distinte. Innanzitutto, perché, per i soggetti, diciamo così, il graffitismo, infatti, privilegia l'utilizzo della lettera e privilegia l'utilizzo del tag, cioè dello pseudonimo del writer. Inoltre, il graffitismo, si basa sull'utilizzo di bombolette di vernice spray. Questo invece non accade per, la street art. La street art è considerata sicuramente un'evoluzione del graffitismo, nasce dal graffitismo, però ecco, ha uno scopo diverso. Gli artisti di strada cercano di realizzare delle opere per stupire, per emozionare e per far riflettere appunto coloro che le vedono. Quindi le opere di street art non hanno a che fare con la lettera o con la firma, ma sono delle opere di contestazione culturale, politica e sociale. Inoltre, anche le tecniche sono diverse. Il graffitismo si basa sull'utilizzo della vernice della bomboletta.
Mentre la street art invece può utilizzare diverse tecniche, la tecnica del murales, ad esempio, quindi di dipinti. I murales sono dipinti realizzati su ampie superfici. La street art utilizza anche la tecnica dello stencil, ad esempio, cioè una maschera che può essere di carta, ad esempio, di cartone, per ricreare delle immagini o dei testi in maniera veloce. Conosciamo, penso tutti quanti, l'artista Banksy che appunto utilizza proprio questa tecnica. Un'altra tecnica, ad esempio, può essere quella degli stickers, quindi appunto sticker di piccolo taglio con forme geometriche, ad esempio, che vengono utilizzati ecco, appunto per comunicare qualcosa dagli street artist. Ecco, ho inserito appunto una slide che si riferisce a quanto dicevamo prima. Gli street artist cercano di far riflettere su alcuni argomenti, quindi sono molte, ad esempio, le opere di street art dedicate all'ambiente. Se cercate su qualunque motore di ricerca ne troverete molte. Ecco, in ultimo, appunto, dobbiamo evidenziare un fatto importante, e cioè che la street art in realtà non è legale. La legge italiana infatti considera la street art un atto di vandalismo, cioè viene considerato un atteggiamento di una persona che rovina il bene pubblico, che lo distrugge. Ecco. Che cosa succede? Che in realtà ultimamente molti proprietari di immobili chiedono agli street artist di realizzare delle opere sui loro edifici per aumentarne il valore. Quindi in questo caso non si configura un reato. Negli altri casi, quando appunto non c'è l'accordo del proprietario oppure quando si dipinge un'opera su un bene pubblico, ecco allora sì, questo fatto viene considerato un reato. Tuttavia, spesso i comuni, le amministrazioni comunali dedicano degli spazi proprio a questo, quindi aprono, come dire, sì, dedicano degli spazi agli street artist che possono così appunto esprimere la propria arte in maniera legale. Ecco, l'ultima slide è dedicata ai buskers, cioè gli artisti di strada. Gli artisti di strada sono coloro che si esibiscono in luoghi pubblici, quindi strade, piazze, eccetera, si esibiscono in maniera gratuita o chiedendo un'offerta. Ecco, l'attività dei buskers è legale e solitamente può avvenire solo dietro pagamento di una tassa di occupazione del suolo pubblico. Tuttavia, questo non vale per tutti i comuni, quindi appunto ogni comune, ogni amministrazione comunale ha le proprie regole. Ecco, ciò che invece, come dire, i buskers devono invece fare attenzione a tutta una serie di limitazioni legate ai luoghi e ai tempi in cui svolgere appunto la loro attività. Ad esempio, non possono suonare o comunque esibirsi di fronte a una chiesa, di fronte alle scuole, non possono esibirsi tra le 10 di sera e le 9 di mattina, per esempio. E poi, per fare ancora un esempio legato ai tempi, a cui deve sottostare un busker, appunto l'artista di strada non può sostare in uno stesso luogo per più di 60 minuti. Ecco, quindi la loro attività artistica è legale, ma deve sottostare diciamo, a tutta una serie di limitazioni. Ecco, siamo andati un po' spediti nell'ultima parte, spero di essere stata chiara. Ecco, ho concluso la trattazione e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie mille a Francesco Storero per questa lezione. E chiedevano informazioni sui prossimi webinar, se hai già Sì. qualche... Grazie.
Sì, allora se non mi sbaglio, dovrebbe il primo webinar dedicato alle ci, le città, le, scusate, le giornate del cittadino globale, dovrebbe essere il 2 marzo e l'altro sull'educazione alla bellezza dovrebbe essere il 29 marzo. Per sicurezza vi consiglio di consultare il sito Webinar Studenti Lösher. Ecco, sul sito verrà aggiornato il calendario con gli incontri di marzo, quindi lì verranno pubblicate tutte le informazioni dettagliate. Non vedo altre domande, quindi ringrazio nuovamente Francesco Storero e tutti voi per l'attenzione.